My Own My Destiny, anticipazioni puntate dal voto al 12 luglio 2024. Zeynep vuole il divorzio da Mehdi. Mujgan e Buran si incontrano segretamente. Mehdi li sorprende mentre si abbracciano calorosamente ed aggredisce Buran, il quale finisce per essere ricoverato in ospedale. Mehdi invece viene condotto in centrale mentre Zeynep è sconvolta quando viene a sapere della nuova aggressione. Infatti era stata mandata via dal posto di lavoro proprio per via dell'aggressione precedente e solo dopo enormi difficoltà era riuscita ad ottenere di nuovo il suo ruolo. Zeynep si offre di difendere Mehdi, mentre Mujgan è devastata per ciò che è successo. Zeynep va a trovare in ospedale Buran per capire le sue condizioni e dopo averlo incontrato, si scusa con lui a nome di Mehdi. Una volta a casa, Mehdi viene a sapere ciò che ha fatto Zeynep e ha uno scontro durissimo con lei. Mehdi rinchiude la donna a casa, che riesce a liberarsi solo dopo diverse ore e capisce di non voler accettare questo. Lunedì 8 luglio 2024. Zeynep è scioccata dopo ciò che le ha fatto Mehdi e ha intenzione di andare via. Gli anticipa che chiederà il divorzio ed inizia anche ad andare a vedere delle case. Ne vuole prendere in affitto una in cui andare a vivere insieme alle sue madri per voltare finalmente pagina. Mehdi è devastato dalla volontà di Zeynep di divorziare e ne parla anche con Nu, il quale lo fa ragionare, aiutandolo a capire che chiunque avrebbe reagito come Zeynep ed è lui dalla parte del torto. Mehdi quindi si reca sul lavoro di Zeynep e cerca di fare il possibile per scusarsi. La ragazza lo presenta ai suoi colleghi facendo credere a Mehdi che allora ci sia una speranza per loro due, ma Zeynep gli fa sapere che tutto questo non cambia niente, lei accetta le scuse ma comunque intende divorziare. Mujgan coglie l'occasione per chiedere a Benal di tornare a vivere a casa con loro. Nu, intanto, dà un affettuoso bacio sulla guancia di Cemile, ma quest'ultima si rende conto che qualcuno li sta osservando ed ha assistito al bacio. Martedì 9 luglio 2024. Zeynep ha trovato la casa giusta e i preparativi per andarsene vanno avanti velocemente. Zeynep vuole firmare velocemente il contratto e poi trasferirsi insieme alle sue madri. Buran intanto continua a corteggiare Mujgan e per farlo, cerca di avvicinarsi anche alle persone più vicine a lei. Infatti ha un confronto con Benal alla quale assicura che, ora che c'è lui, Serhat non potrà più farle del male. Zeynep è molto triste vedendo suo marito soffrire per la sua volontà di andare via ed ufficializzare il divorzio, ma al contempo sa che questa è la scelta giusta. Zeynep sta per lasciare la casa di Mehdi e proprio negli stessi momenti, Benal vi fa ritorno. Zeynep va via definitivamente, mentre Mehdi la raggiunge dietro la porta della nuova casa chiedendole ancora una volta scusa e di tornare a stare da lui. Buran cerca di convincere Mujgan a tornare definitivamente a stare con lui e le mostra dei diari in cui ha annotato tutto ciò che faceva e i suoi sentimenti per ogni giorno in cui è stato lontano da lei. Buran prova a spingere Mujgan a rinunciare al fratello e scegliere lui. Mercoledì 10 luglio 2024. Mehdi è distrutto dalla situazione e dal fatto che Zeynep sembri essere determinata a portare avanti la sua richiesta di divorzio. Così decide di chiedere consiglio ancora una volta alle persone più vicine a lui, come ha fatto con Nu. Nel frattempo Buran è sempre più determinato a recuperare il tempo perso con Mujgan. Le fa delle sorprese e prova a farle capire in tutti i modi che i suoi sentimenti sono sinceri e che non si sono mai spenti in tutti questi anni. L'uomo vuole anche dimostrare che è diverso da suo padre. Tutto questo sembra fare breccia nel cuore di Mujgan che rompe gli indugi e si avvicina molto a Buran, malgrado sappia ciò che potrebbe succedere con il fratello. Mehdi capisce grazie ai suggerimenti delle persone a lui care, che le sue reazioni sono l'ostacolo principale nel suo matrimonio con Zeynep. Dovrebbe cercare di gestirle ma non ci è mai riuscito. Zeynep va avanti con la richiesta di divorzio e vuole andare a depositarla ma, prima di farlo, parla con mamma Nermin ritenendo che soltanto lei possa capirla in questo. Le chiede se sta facendo la cosa giusta e se deve proseguire in questa direzione. Giovedì 11 luglio 2024. Zeynep va a firmare il contratto di affitto della nuova casa, accompagnata da Sakine e Sultan. Lì, Zeynep riceve una notizia sorprendente che non aveva ancora ricevuto a causa di un fraintendimento. Infatti, il proprietario della casa non ha intenzione di affittare a sole donne e ci vuole un garante che sia un uomo. Zeynep quindi si trova costretta a non scegliere la casa dei suoi sogni. Si tratta di una doccia fredda mentre le pratiche per il divorzio continuano e alla protagonista manca soltanto una casa per poter voltare pagina e andare avanti senza Mehdi. Visto che le ricerche di un'altra casa non vanno a buon fine,
Zeynep decide di fare una mossa sorprendente e chiede aiuto al suo datore di lavoro Baris. Gli spiega che ha tutti gli strumenti per affittare la casa in questione, ma non le viene firmato il contratto in assenza di un uomo. Intanto Mehdi decide di vendere l'officina, scatenando subito la furia di Mujgan, che non è d'accordo con quell'idea né con i progetti futuri del fratello. Nu, intanto, non vuole più rimandare ed apre il suo cuore a Cemile confessando tutti i sentimenti che prova verso di lei. Venerdì 12 luglio 2024. Baris si avvicina sempre di più alla famiglia di Zeynep. Durante una cena, Baris ascolta il racconto di Nermin in merito al modo in cui suo marito l'ha lasciata, facendo anche in modo che perdesse tutto il denaro. Baris, dopo aver avuto un quadro completo della situazione, decide di prendere in carico il caso di Nermin. Sarà però estremamente difficile, perché si tratta di un caso internazionale e suo marito è fuggito all'estero. Nu chiede a Cemile di sposarlo e lei accetta, ma non nasconde di essere molto intimorita per la reazione di Mehdi. Quest'ultimo intanto spia la cena tra Baris e la famiglia di Zeynep. Zeynep, Sultan, Sakine, Emine e Nermin traslocano nella nuova casa dopo il provvidenziale aiuto di Baris. Mujgan teme di perdere Mehdi e si allontana da Buran, mentre Sakine mette le cose in chiaro con Nermin e le dice che non riuscirà più ad allontanarla da sua figlia. Voi che cosa ne pensate? Zeynep e Mehdi torneranno insieme o si tratta della fine per questa coppia? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.